Buona giornata da Davide di Amicis, ben trovati al GR di Radio Speranza in Blu in questo sabato 31 agosto 2024, in cui la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Raimondo, nonnato religioso. Ha violato gli arresti domiciliari a cui era stato condannato per 21 mesi per maltrattamenti in famiglia, un 45enne di Roseto degli Abruzzi, per il quale l'ufficio di sorveglianza di Pescara ha disposto la custodia cautelare in carcere, dopo che i carabinieri rosetani hanno accertato la sua evasione per recarsi dal precedente datore di lavoro, minacciato e percosso a causa di pretese retributive accampate dall'evaso. Il Touring Club italiano, club di territorio di Pescara, chiede il ritiro del decreto di abbattimento di circa 500 cervi, deciso dalla giunta regionale, che viene giustificato, tra l'altro, dal dichiarato alto numero di incidenti stradali che i cervi, ed essi soli, avrebbero causato nel periodo 2019-2023, ben 806 incidenti, più di 160 ogni anno nel solo Abruzzo. Lo ha affermato il console regionale del Touring Club italiano e coordinatore del club di territorio di Pescara, Elio Torlontano. Il dato, di fonte non dichiarata, precisa il console regionale del Touring Club, sorprende per l'entità che non trova riscontro in quelli Istat rilevati a livello nazionale a partire dal 2020. Infatti, l'Istat rileva in tutta Italia 262 incidenti nel 2020, 477 nel 2021, 493 nel 2022, 503 nel 2023, per un totale nel periodo di 1735 incidenti stradali causati da, si badi bene, non da una sola specie selvatica, ma genericamente da animali domestici o selvatici urtati o evitati, precisa Torlontano. Dal confronto pertanto emerge il dubbio sull'attendibilità del dato riferito ai soli cervi, dichiarato dalla giunta regionale dell'Abruzzo. D'altra parte, aggiunge il console del Touring Club, le tabelle Istat ci dicono anche che l'incidentalità causata dagli animali domestici o selvatici rappresentano soltanto lo 0,2% di tutte le cause, ovvero il valore percentuale più basso, per di più costante nel tempo. Certo, anche solo un incidente stradale sarebbe rilevante, ma una percentuale così bassa non giustifica certo l'allarme sicurezza che è stato lanciato per motivare il massiccio abbattimento, anziché impegnarsi nel prendere altre misure che possano conciliare la sicurezza della circolazione stradale, conclude Torlontano, con la salvaguardia del pregiato patrimonio faunistico costato ingenti somme pubbliche per essere costituito. Ampliare le competenze e le capacità professionali degli addetti che operano a vario titolo nel settore agricolo e forestale, promuovendo conoscenze, innovazione e processi di digitalizzazione nelle aree rurali. Sono queste le principali finalità dei tre bandi pubblicati dalla Regione Abruzzo su impulso dell'assessorato all'agricoltura nell'ambito del complemento di sviluppo rurale CSR e delle azioni previste per lo sviluppo della conoscenza in agricoltura ACIS, Agricultural Knowledge and Innovation System. La dotazione finanziaria complessiva è di 4 milioni e 300 mila euro. Con questi tre bandi, afferma il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, vogliamo imprimere un forte impulso alla crescita e all'innovazione del settore agricolo e forestale in Abruzzo. La formazione, la consulenza specializzata e la collaborazione tra diversi attori della filiera, continua il vicepresidente, rappresentano elementi chiave per migliorare la competitività delle nostre imprese e favorire uno sviluppo sostenibile nelle aree rurali. Con una dotazione complessiva di oltre 4 milioni di euro, conclude Imprudente, siamo certi di poter stimolare una nuova stagione di crescita e opportunità per il nostro territorio. Un'area dedicata allo sport e ai bambini vicino al parco Baden Powell di Pescara è il progetto che il comune ha chiesto a Reti Ferroviarie Italiane di realizzare nell'area attigua al parco di Via Raffaello, dopo l'omicidio del giovane Christopher Thomas Luciani. Il 16enne di Rosciano, in provincia di Pescara, è stato ucciso il 23 giugno in uno spazio di proprietà di Reti Ferroviarie Italiane che si trova alle spalle del parco, sotto il rilevato ferroviario, tra la vegetazione. Dopo il fatto di sangue, il sindaco Carlo Masci ha subito avviato un'interlocuzione con Reti Ferroviarie Italiane per far ripulire l'area e per trasformarla, puntando alla realizzazione, a spese di RFI, di un percorso vita per i giovani e uno spazio destinato ai più piccoli con giochi. La proposta di Masci è stata subito accolta da Reti Ferroviarie Italiane, così come è stato accolto l'appello di pulire l'area.
Reti Ferroviarie Italiane ha mostrato grande apertura e disponibilità ad accogliere la mia idea e ha già provveduto a pulire quello spazio realizzando lo sfalcio, ha detto Masci ieri mattina dopo un sopralluogo eseguito con il comandante della polizia locale Danilo Palestini e con il dirigente comunale Giuliano Rossi. Ad attenderli c'erano Roberta Bosco di Reti Ferroviarie Italiane e due architetti paesaggisti. Con questi professionisti, ha spiegato Masci, RFI sta elaborando il progetto per creare un percorso vita e un'area giochi per bambini che saranno collegati al nostro parco con la disponibilità di un'area di sgambettamento per i cani. I tempi non dovrebbero essere lunghi perché in un paio di settimane il progetto sarà pronto. E Poste Italiane comunica che in tutti gli 80 uffici postali della provincia di Pescara le pensioni del mese di settembre saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di settembre saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una PostePay Evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di carta di debito associate a conti libretti o di PostePay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 60 ATM Postamat del territorio senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di carta di debito associate a conti libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all'anno sui furti di contante subiti nelle 2 ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat. Per evitare assembramenti e tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi ai primi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45 26 33 22. E a Pescara arriveranno da Molfetta, Taranto, Termoli, Martinsicuro, Vasto, Giulianova e Ortona gli equipaggi che insieme a quello locale parteciperanno alla 29ª edizione della regata dei Gonfaloni, sesto memoriale Giovanni Verzulli, oggi e domani al Porto Canale di Pescara, al Molo Sud. Ieri la conferenza stampa di presentazione in comune del sindaco Carlo Masci, dell'assessore allo sport Patrizia Martelli e dei rappresentanti dell'associazione Il Maestrale di Pescara, Fabrizio Verzulli e sua moglie Cinzia, che portano avanti la tradizione della manifestazione e ogni anno registrano il grande entusiasmo degli equipaggi che chiedono di partecipare. La regata è nata nel 1995 grazie all'armatore Giovanni Verzulli con l'obiettivo di accendere i riflettori sulla marineria della zona sud, ha ricordato Martelli. Proprio Verzulli, scomparso nel 2017, l'ha portata avanti per 23 anni. Poi il figlio Fabrizio e sua moglie Cinzia hanno raccolto il testimone e lavorato per rendere questa manifestazione più bella e farla crescere. Siamo passati dai 6 equipaggi iniziali ai 20 di oggi, di cui 8 femminili, e possiamo dire che questo appuntamento, aggiunge la Martelli, mette insieme lo sport e la pesca, valorizzando la marineria. Stasera, infatti, ci saranno al Molo Sud gli stand per mangiare il pescato fritto con la musica per ballare dalle ore 19:30. Domani, poi, ci sarà la regata con i gozzi, con inizio alle ore 9. A bordo di ogni imbarcazione ci saranno 10 vogatori e un timoniere. Nel pomeriggio le premiazioni alle 18, gli stand gastronomici alle ore 19:30 e quindi la musica. La gara si svolgerà nel fiume con partenza all'altezza del Ponte del Mare e il giro di boa all'altezza dell'edificio INPS. Sono previsti 2 giri di boa per gli equipaggi maschili di 1 miglio e un giro per gli equipaggi femminili, ha spiegato Verzulli, soddisfatto della grande partecipazione e anche della voglia di partecipare. Quella di Pescara, ha detto, è la regata più ambita, ricordando che l'anno scorso si è affermato l'equipaggio di Termoli su tutti gli altri e ringraziando le istituzioni che ci permettono di realizzare questo appuntamento. Oggi, sabato 31 agosto alle ore 10, a Largo Chiola, il piazzale antistante il comune di Pescara, si svolgerà tra l'altro la cerimonia dell'81esimo anniversario del bombardamento di Pescara. Verrà deposta una corona di alloro sulla targa dedicata alle vittime. In chiusura siamo al meteo, sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili addensamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. In attenuazione, in serata e in nottata, nella giornata di domenica proseguirà il tempo stabile, ma aggiungeranno corpi nuvolosi dal Mediterraneo occidentale che favoriranno annuvolamenti ed estese velature almeno fino alla serata.
Da lunedì l'alta pressione inizierà ad attenuarsi e tornerà a manifestarsi l'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico. Le temperature saranno in aumento, specie nei valori massimi, in lieve diminuzione le minime notturne. I venti saranno deboli a regime di brezza, con possibili rinforzi lungo la fascia costiera, specie durante le ore centrali della giornata. Il mare sarà poco mosso al primo mattino, con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata. Il meteo è a cura di Giovanni De Palma, direttore di abruzzometeo.org. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci.